Oggi mostriamo come si realizza uno spolvero. È un disegno prima del disegno ed è un disegno per i bambini di tutte le età. Allora, prima di tutto occorre una carta da spolvero o una carta un po' spessa, dove noi facciamo il disegno. E io ora faccio un disegnino più semplice possibile e vediamo di realizzare un fiore. Voilà, ci si serve di una matita un po' spessa. Un bel segno deciso. Voilà. Voi potete fare tutti i disegni che voi volete, soggetti, poi si prende il disegno, lo si mette su una superficie un po' spessa. Nel nostro caso noi prendiamo un cartoncino perché il disegno che noi abbiamo realizzato sarà bucato e trasferito su un altro foglio. Lo spolvero è molto utile perché semplifica molto il riporto del disegno e lo possiamo fare anche di qualsiasi dimensione che vogliamo. Voilà, allora ci si serve di aghi, ma nel nostro caso, visto che è per voi bambini, noi prendiamo un bastoncino che si trova normalmente e cominciamo a forare esattamente sulla linea del disegno, diciamo la linea che confina la linea che abbiamo disegnato sul foglio. Questa era una pratica molto antica, però che ci ha fatto sapere come venivano realizzati gli affreschi, perché molti spolveri sono stati conservati e soprattutto poteva essere riutilizzato. Bisogna seguire attentamente tutte le linee del disegno, ma allo stesso modo, se si è in compagnia, si possono anche raccontare delle storielline, come sto facendo io ora con voi. Voilà! Allora, voi seguite i punti, bisogna comunque i fori che siano uno vicino all'altro. Io ora li sto distanziando un po' di più ed è poi una bella sorpresa scoprire tutti i forellini che si imprimono sull'altro foglio, sul foglio sottostante. E l'altra cosa anche molto bella è che con lo spolvero si ha la possibilità di ascoltare il suono del disegno. Voilà, il disegno suona così. Voilà, facciamo così. E allora, poi, cosa molto importante, si fabbrica da soli, perché è una cosa che non si trova in giro, un tampone, dove dentro c'è una pagina di giornale, insieme poi a dei batuffoli di ovatta. Si crea questo tampone, che è un oggetto anche molto molto bello, e con forza. Noi ora abbiamo utilizzato una terra, un pigmento di terra rossa che ci permette, questo è l'altro suono del disegno, voilà, e
scopriamo i puntini del pigmento. Voilà, poi si riporta di nuovo con una matita. Noi lo abbiamo realizzato su un foglio, ma normalmente va fatto sul muro. Voilà, abbiamo il disegno che normalmente è sul muro, è un riporto sul muro per farvi vedere in modo molto chiaro, non lo abbiamo fatto semplicemente su un foglio di nuovo, e con i colori potete coprire, potete colorare come voi volete. È un modo molto semplice per disegnare il riporto sui muri. Voilà.